54esima edizione del Salone Nautico di Genova, con noi Riccardo Tamburini, un volto che sarà molto familiare a tanti amici che seguono il mondo della pesca. Un grande appassionato, un grande pescatore che però ha avuto anche un grande passato per molti marchi importanti, soprattutto Shimano, ricordiamo oggi Daiwa, insomma sono marchi che conoscono tutti. Qua però non parliamo di attrezzature da pesca, parliamo di un mezzo che nasce da una collaborazione tra te e l'OMA, che è una grande casa costruttrice di gommoni, che a un certo punto ti ha chiamato e ha detto facciamo un gommone da pesca? O tu hai chiamato l'OMA che hai detto facciamo un gommone da pesca? Ma diciamo che c'è stato un amico che comune, conoscendo gli amici di l'OMA e conoscendo il sottoscritto, ha pensato bene di farli incontrare per vedere se poteva nascere un qualcosa di originale, come secondo me questo gommone è. Il gommone da pesca sembra che sia facile da fare, no? Perché oggigiorno vediamo spesso gommoni adattati alle esigenze dei pescatori che però non nascono con qualche accessorio. Che però non nascono come gommoni da pesca. Questo invece è un gommone che è nato innanzitutto dalla collaborazione mia con l'OMAC, loro sono stati bravissimi perché possiedono un know-how notevole a livello di progettazione di battelli in genere. E quindi hanno tradotto molto rapidamente in pratica tutto quello che era nella mia testa. Ti passava per la testa, esatto, perché tu già... Sono veramente molto bravi e molto veloci oltretutto. Però ci tengo anche a sottolineare che sono stati coinvolti dei partner importanti, come ad esempio Yamaha e Raymarine, che hanno in listino dei prodotti dedicati alla pesca. Ad esempio il motore Yamaha è un motore che ha il controllo elettronico del minimo, quindi semplicemente con un pulsante si riesce a variare il numero di giri del motore di 50 alla volta, quindi la precisione è molto... Questo perché in pesca a voi... Chi fa traina col vivo deve per forza di cose viaggiare al minimo e quindi spesso trovare, magari con il mare un po' formato... Anche perché l'esca artificiale si deve muovere in un certo modo, quindi voi avete tutti questi segreti che sono legati anche a 50 giri di motore. Esattamente, però ovviamente questo non bastava perché ovviamente Yamaha e Raymarine hanno i prodotti che sono disponibili per tutti. Noi l'abbiamo voluto inserire in un progetto di un gommone da pesca che fosse molto particolare. E nasce Big Game. E nasce l'OMA Big Game 6,60, che è stata la misura di partenza, perché abbiamo voluto anche un po' sposare quelle che sono le esigenze del pescatore di oggi, che purtroppo, ahimè, è costretto a risparmiare perché i soldi sono sempre meno. Quindi un gommone da 6,60 m abbiamo capito essere il compromesso migliore, perché a livello di abitabilità interna è quasi superiore rispetto a un center console in vetroresina anche di 7 metri, 7,5 metri. Questa è una cosa un po' strana perché il luogo comune ci fa sempre pensare che la barca, sia più, che la barca sia più spaziosa del gommone. Invece così non è, perché noi abbiamo una prua molto ampia che ci consente ovviamente di, che ne so, combattere un pesce particolarmente potente con uno spazio e soprattutto senza avere intralcio di corrimano, salpaancore, che ovviamente sono tutti degli ostacoli che qui non abbiamo. Ovviamente un altro problema erano la possibilità di sistemare dei portacanne, quindi abbiamo creato delle isole su cui alloggiare dei portacanne. Queste non sono i definitivi, i definitivi ce li sta praticamente realizzando Sardamatica, che è un'azienda che comunque è leader nel settore della pesca sportiva, arcinota per il Trita Sarde pasturatore, però il titolare Giovanni Spinelli è una persona estremamente valida e molto molto intelligente nel progettare il progetto anche, esatto, ha sposato e oltre ai portacanni ha realizzato anche la struttura per i portacanni a riposo, che anche quella non è definitiva. Poi ovviamente secondo me il grosso lavoro di concept che l'OMAC ha fatto e che abbiamo fatto assieme è stato relativamente alla console, che l'abbiamo voluta rendere assai più simile a quella di una barca vera e propria, quindi capace di ospitare strumentazioni importanti. Noi abbiamo visto che possiamo... Al tempo stesso, mi permetto, non invade quello che è lo... Cioè, ha un disegno incredibile perché ha tanto spazio ma non è invadente. Assolutamente, noi qui possiamo tranquillamente montare il nuovo Raymarine da 15 pollici a 7, ti assicuro che
non ruba spazio al resto della console, tant'è che ci puoi, oltre a quello, montare uno strumento alternativo che si può utilizzare magari come ecoscandaglio secondario oppure come schermo fish finder quando si usa quello grande, magari come GPS cartografico. Il grosso lavoro, oltre che per la console, è stato fatto anche per la seduta, che ingloba una vasca per il vivo abbastanza capiente, molto grande. Unitamente alla vasca col vivo è presente anche la possibilità di avere un rubinetto per l'acqua dolce, che per noi pescatori è sempre importante, perché siamo sempre sporchi, abbiamo sempre le mani da pulire. In ultimo, una cosa molto particolare che adesso non si vede, ma sono sicuro che tu la farai vedere nel dettaglio, è la coperta. La coperta è una coperta da lavoro realizzata interamente in compensato marino e ricoperta con antisdrucciolo. A prima vista può sembrare un po' così grezzo, però molte volte è proprio quello che serve a un pescatore che utilizza il gommone sì per la propria passione, ma delle volte la passione spesso diventa quasi un lavoro, perché non si usa più il gommone per il diporto, per portare in giro la famiglia, si usa quasi esclusivamente solo per pescare. Abbiamo dovuto purtroppo in corso d'opera diminuire un po' quello che era lo spazio che avevamo lasciato al pozzetto, perché durante le prove a mare ne sono state fatte tante, perché abbiamo individuato la motorizzazione migliore, abbiamo fatto con Yamaha degli studi per capire quale fosse il compromesso motoristico migliore, chiedendo all'OMAC, loro sapranno sicuramente consigliarvi, proprio perché hanno come base tutta questa serie di test sul campo che purtroppo, anzi per fortuna, ci hanno fatto capire che era necessario spaccare il pozzetto in due, perché purtroppo, essendo abbastanza bassa e avendo da una parte la scaletta e dall'altra la possibilità di avere un portacanne per alloggiare l'affondatore, consentiva all'acqua in navigazione di entrare, quindi era un po' fastidioso. Quindi l'abbiamo tagliata in due per maggiore comfort per chi ovviamente è a bordo. Ahimè, questo ci ha fatto perdere un pochino di spazio, che però chi ne avesse la necessità può riacquistare prendendo magari il 7,5 metri, che a quel punto forse è il compromesso migliore per chi magari pesca in Adriatico, ha bisogno di una doppia motorizzazione perché si spinge molto a largo. Ci tengo a precisare che si è scelta la Lomac, diciamo, ci siamo scelti a vicenda soprattutto per la storia di Lomac. Con un semplice 115 cavalli sul Naviglio a Milano, la presentazione al Navigami, siamo riusciti a fare 40 nodi controcorrente, che non è un dato da sottovalutare, perché onestamente io stesso non me lo sarei mai aspettato. Poi eravamo quattro persone tutte belle a cui piace mangiare, quindi un po' di peso a bordo, qualche tonno a livello di carburante, a livello di acqua, però era sicuramente un dato interessante. Poi è ovvio che il pescatore e anche il diportista magari il 115 lo vede come un motore un po' tirato, quindi forse il compromesso migliore è un 150, un 175, che peraltro permette di fare in trena col vivo, permette di avere un consumo solo di 1,7 litri, quindi diciamo si sposa perfettamente con i tempi di oggi, in cui purtroppo i nostri portafogli sono sempre un po' più tirati, sgonfi. È stato quello, che il gommone più di una barca, è carrellabile, pesa solo 800 kg, quindi la motorizzazione. Una spesa che mi pare, adesso ho visto lì esposto il prezzo, sui 30.000 euro. Meno di 30.000 euro. Sicuramente. Quindi si può ancora affrontare, magari adesso ho una famiglia, ma in certi casi sappiamo che nella pesca poi si fanno anche, chiamiamole, delle società, quindi perché voi uscite difficilmente da soli, no? Perché magari siete tre affiatati pescatori che decidono insieme di fare un investimento. Quindi il gommone... Tra l'altro è perfetto per una pesca in solitario, perché è molto basso sull'acqua, quindi prende pochissimo vento. Io per la numero uno, che è questa qui, che mi auguro di poter provare al più presto, prima, non ho voluto il T-top, che ad esempio è un optional, perché il T-top è molto comodo in estate, ma in pesca, magari con un po' di vento, è estremamente controproducente, perché fa prendere aria al gommone. È una vela. E quindi mi sposta la barca mentre io magari sto combattendo il pesce. Con una mano la canna e con l'altra devo stare al motore. Invece così non ho neanche quel tipo di problemi. Quello che a noi ha colpito è che qua ci sono tante persone, ovviamente non è una fiera di pesca, è il Salone Nautico di Genova, quindi molte famiglie, molti diportisti classici che magari hanno anche un po' la passione della pesca, ma non sono così esperti e tecnici, e invece abbiamo visto tante famiglie con bambini che
facevano gli apprezzamenti, cioè sembra che piaccia anche quello che non ho mai pensato alle famiglie, cioè alle donne, ai bambini. Sì. Uno dice no, ma dai, è grezzo. Non è grezzo, perché poi alla fine è anche gradevole. No, poi onestamente mi sono anche avvalso della collaborazione di una mia carissima amica che lavorava nel settore nautico, perché l'occhio femminile ci vuole sempre. Infatti abbiamo realizzato soprattutto la seduta che sta davanti alla console insieme a lei, proprio per cercare di dotare del gommone il gommone di quella particolare gradevole all'occhio. Già la console, onestamente, secondo me va molto incontro a quelli che sono i tempi di oggi, con delle forme molto squadrate, però abbiamo voluto proprio avvalerci della collaborazione di una donna, anche perché non si sa mai. Forme squadrate che però vediamo, mentre magari si vede anche mentre parliamo, sono tutte studiate dando la possibilità proprio di trovare sempre l'appiglio giusto, quindi anche i vari tenti bene si trovano nella posizione migliore, cioè il pescatore giustamente forse su certe cose ha l'occhio più lungo di quello che può essere il diportista, perché per voi è importante far così e trovarlo, perché si vuole in acqua. Esatto, sono stati proprio pensati per quello. Poi ovviamente le personalizzazioni possono essere veramente tantissime, perché ad esempio i portacanne possono essere messi anche a prua, magari non così lunghi e vistosi, però un semplice portacanne lo possiamo mettere qua per dare modo a chi è seduto davanti alla console di poter controllare anche un'ulteriore canna o un'ulteriore coppia di canne montate da una parte e dall'altra. Le personalizzazioni sono veramente infinite, resta la fantasia del pescatore, alle sue esigenze, cercare di conciliare quelle che sono le possibilità di questo gommone alle sue necessità che ha in pesca, ma perché no, anche per il diporto. E allora noi ci invitiamo già da adesso all'uscita che sarà al più presto, cioè come dicevi sarà un'uscita tecnica, una vera uscita di pesca con il Big Game 660. A bordo ci sarà Riccardo Tamburini, che oltre a testare il mezzo dovrà dimostrare come sempre di essere un grande pescatore. Francesco, tu sei un amico, quindi sei sempre ben accetto. Poi volevo dire agli amici di Non Solo Mare TV che la persona che ha messo in contatto l'OMAC con il sottoscritto è stato proprio lui. Quindi e con questo abbiamo rivelato il segreto. Abbiamo rivelato il segreto. Ciao Riccardo, grazie per essere stato con noi. L'appuntamento allora in mare. Certo, ci mancherebbe. Ciao. Il mondo, secondo me, è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque... Barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il mondiale 2004. A Napoli non esiste ancora un marina, si continua. Prima Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico.